Teresia. Marco, buongiorno. Marco, questa mattina hai questo compito di addolcirci la mattinata. Marco, tu sei un apicoltore per passione. Sì. Perché in realtà fai tutt'altro. Faccio tutt'altro, sì. Di cosa ti occupi? Allora, io sono, lavoro in un'azienda aeronautica, quindi sono, controllo la qualità dei pezzi che poi volano. Ha sempre a che fare col volo, però di un'altra cosa. Però questa mattina facci entrare in questo mondo magnifico, anche mondo perché lanzante. A te ti ci ha portato tuo nonno. Sì, è una passione che mi ha trasmesso mio nonno quando ero piccolino, quindi avrò avuto 5-6 anni quando mi portò per la prima volta in apiario e diciamo che è stato amore a prima vista, perché nel momento in cui lui aprì l'alveare tutti i profumi di miele e di cera sono rimasti dentro. E come mai a un certo punto della tua vita hai detto: ma sai che c'è, mi metto anch'io a fare questa cosa qua? È come una vocazione, la senti, rimandi, poi cominci a studiare un po' qui e un po' là e poi ti imbatti per caso in un alveare e dici: ok, adesso riprendo in mano la passione che avevo quando ero piccolino, dopo che le strade si erano divise. E quindi smetti questi abiti e indossi questi qua che facciamo vedere. Questo è il tuo look, il tuo outfit da apiario, perché naturalmente bisogna anche proteggersi, però... Se io e Grazia un giorno ti veniamo a trovare, possiamo farlo con dei vestiti color chiari, giusto? Possibilmente color chiari, sì, esatto, sì. Le api non amano particolarmente il rosso e il nero o i vestiti in pile, quelli li odiano parecchio. Oggi avrei proprio sbagliato colore. Ma allora, io so che tu sei molto attivo anche sui social. Sì. Giacomo, vogliamo dare subito l'indirizzo di Marco? E poi io vorrei chiedere alle persone che ci stanno seguendo in questo momento da casa, se avete delle curiosità sul miele, come acquistarlo. Marco, ci sono tante curiosità a cui tu puoi rispondere. Sì. Scriveteci, perché così nel corso della mattinata vi rispondiamo anche sul nostro canale Facebook, social di Buon Mattino. Oppure Marco, come ti trovano Marco? Su Instagram? Apicoltura Valsesia Marco92. Comunque scrivete Marco Valsesia, salta fuori di tutto. Vi compare, esatto, vi compare il libro di cui anche parleremo dopo. Vi compaiono api, sulle scie di queste api andate e seguitelo. E avete sicuramente delle risposte alle vostre domande, anche perché possono essere tantissime domande sui mieli, fanno parte delle nostre case, delle nostre colazioni. Immagino che adesso forse qualcuno a casa stia proprio facendo colazione con il miele, e bisogna anche avere un po' di conoscenza per districarsi all'interno di questo dolce mondo. Dolce mondo, sì, parecchia conoscenza, sì. Cosa c'è da sapere, secondo te, a livello ad esempio delle differenziazioni del miele? Perché noi pensiamo, vabbè, ci sono dei fiori che li fanno, ma non tutte quante le zone possono essere uguali, non tutte le stagioni sono buone. Tu vieni dalla provincia di Novara e là le fioriture magari sono diverse rispetto, certo, ad altre parti, certo. Giusto? Sì, è una cosa che mi hanno chiesto più volte, appunto come fanno le api a fare quel determinato tipo di miele. Ma in genere va a periodi, appunto a mesi, quindi nel mese di maggio io so che c'è in corso la fioritura di acacia, quindi tendo a portare i miei apiari sull'acacia per produrre il miele. Quest'anno è stato difficilissimo perché sui pochi giorni di un mese ha praticamente piovuto sempre, quindi l'acacia è sempre più difficile da fare. Poi ovviamente l'apicoltore deve anche essere attento e un attento osservatore dell'ambiente, quindi deve stare attento a che cosa c'è, che fioritura è in corso, per non mischiare le tipologie di miele, quindi deve capire bene come differenziarle. Marco, è importante anche leggere l'etichetta. Sì, assolutamente. A cosa dobbiamo stare attenti? Io ora ho preso un miele di acacia italiano. Sì. Quali sono le informazioni quando andiamo al supermercato e vogliamo comprare il miele? Beh, indubbiamente scegliere sempre i prodotti italiani, perché sono quelli nella filiera più controllata, quindi l'apicoltore italiano ti garantisce un prodotto che all'estero non hai quello stesso tipo di qualità. Quindi quando sull'etichetta si trova magari miscele di mieli provenienti dall'UE, è forse meglio... Siamo attenti. Stiamo un po' attenti, sì. E poi ovviamente il colore ci indica la tipologia di miele, certo. E anche la consistenza. E anche la consistenza, sì. Cosa vero. Possiamo dire sulla consistenza? Allora, io volevo subito spezzare una lancia a favore dei mieli cristallizzati, perché è una falsa tendenza quella che si pensa è cristallizzato perché ha tanto zucchero dentro. No, in realtà è il rapporto tra il glucosio e il fruttosio all'interno del nettare normale, quindi è già presente in natura. Quindi se un miele cristallizza è sintomo di qualità. Quali sono i tuoi mieli? I mieli che produci, le tipologie, Marco? Quelli che produco di più sono appunto l'acacia, il castagno e tiglio, che in gergo viene chiamato castiglio, perché fioriscono insieme queste due fioriture a basse quote, e poi il miele di ailanto, che è un miele abbastanza raro. Miele di ailanto? Sì. Io non l'ho mai sentito. Ma forse dopo lo indaghiamo un po' meglio. Indaghiamo questo meglio. Miele. Voi lo conoscete, studio, il nostro pubblico? No, nessuno conosce il miele di ailanto, quindi Marco dopo ci devi aiutare a capire di cosa si tratta. Ma il tuo miele preferito? Difficile, li adoro tutti. Ma ne avrei assaggiati tantissimi? Ne ho mangiati tanti, però mi piacciono tutti i tipi.
alla grazie fine. Al tuo invece? Il mio, ma anch'io in realtà mi piace passare sia dal millefiori, che è proprio quello tra i più comuni, ma anche il miele di castagno, che è un allora po' più aspetta di assaggiare l'ailanto e mi dirai. Sì? Allora sono curiosa. Mettiamo la lancia anche a favore del millefiori, perché molte volte uno pensa che sia un modo per sminuire il miele, no. In realtà è un qualche cosa che già molto, il suo pregio. Sì, è molto pregiato, perché appunto millefiori vuol dire che, a differenza del miele di acacia, che è un monoflora, lui è il miele di millefiori, proprio raccoglie diverse tipologie di fioriture, quindi ha una bella varietà di nettari e polleni al suo interno che poi danno origine al millefiori, quindi è sempre diverso millefiori. Questo ci fa pensare anche a quanto sia utile, utile all'essere umano e al mondo intero, è importante la biodiversità. Sì, le api sono delle sentinelle in questo. Assolutamente, sì. Dove l'ape sta bene, l'ambiente sta bene. Viceversa, l'ape muore. E noi stessi, a volte non ci pensiamo a quei piccoli insetti gialli e neri che magari ci danno anche fastidio e ci abbiamo paura se ci arrivano addosso, ma per noi sono importantissimi, e se non ci fossero loro, forse anche noi non ci saremmo, esatto, allo stesso modo. Purtroppo sì, perché oltre il 75% di quello che troviamo sulle nostre tavole arriva dal lavoro diretto delle api, quindi se dovessero scomparire le api, verrebbe meno la verdura, la frutta, piano piano anche l'ossigeno, e poi noi cosa respiriamo dopo? Allora, facciamo una cosa. Voi che siete a casa, mi raccomando, se avete delle curiosità che noi non abbiamo ancora chiesto a Marco, scriveteci, dopo Marco ti chiederemo tutto. Sono e pronto. Poi vogliamo scoprire tutto sul miele di ailanto. Va bene. Intanto ci spostiamo già. Allora, Marco, che cos'è il miele di ailanto? Il famigerato miele di ailanto. Fuori sì. Che venga. Ecco, allora, è una pianta innanzitutto l'ailanto originaria dalla Cina e delle isole Molucche. È stata importata in Europa, è anche chiamata albero del paradiso proprio per la sua altezza, no? È un albero molto alto. Allora, nella mia zona è particolarmente difficile da trovare come pianta, per quanto sia infestante. Però devo dire che la prima volta che sono riuscito a produrre questo miele è stato veramente un successo, perché è un gusto veramente molto particolare. Marco, ma qui dov'è? È quello. Lo prendiamo? Questo. Certo. Io voglio vedere proprio la consistenza di questo miele. È un po'. È un po', vero? Sì. Sì. Rispetto all'acacia è un miele che cristallizza. Lo vedete? Ecco qua, si vede a casa? Poi sentiamo. E il profumo, infatti, ero curioso di sapere. È più il gusto. La nostra intenditrice, perché esistono pure i sommelieri di miele. Allora, eh, è buono. Sento un è però. È particolare. Marco, aiutami. Sì, è quella la particolarità. Essendo un miele... Ora lo assaggerò e vi dirò. In diretta. Ma qualcuno ci ha scritto, Giacomo? Allora, mentre controllo se qualcuno ci ha scritto, però abbiamo anche delle curiosità casalinghe. Ad esempio, il barattolo in miele, noi lo teniamo... cioè io lo tengo perlomeno nella dispensa solita, a volte appunto cristallizza quando la stagione si fa un po' più fredda, le cucine, esatto, magari sono meno riscaldate. È sufficiente tenerlo lì? Va messo in un altro luogo, al no, chiuso, all'aperto? No, è sufficiente tenerlo lì appunto che sia lontano dalle fonti di calore, quindi anche magari dalla luce diretta del sole. Ovvio che se uno vorrebbe portarlo alla condizione primaria, basterebbe metterlo a bagnomaria qualche minuto. Perfetto, il bagnomaria quindi è la condizione giusta per farlo ritornare allo stato per farlo ritornare normale, sì. Ovviamente vai a perdere un po' di qualità, però in genere il miele che cristallizza, come dicevo prima, è un miele di qualità. C'è differenza fra la conservazione di un miele o di un altro, o sono tutti quanti sullo stesso piano? No, in realtà... L'ailanto, diciamo, non ha delle necessità diverse dal miele di acacia? No, sono tutte sul piano della conservazione sono tutte uguali, anche perché il miele è un alimento fatto e finito, e già è appunto prodotto dall'ape, che quando lo sigilla nella celletta con la cera, quello è il miele, e quello rimane. Marco, per seguire la stagionalità anche del miele, qual è il miele di questo periodo? Cosa si produce ora? Allora, a ottobre nelle mie zone non si produce più nulla. Non ci sono più piante, se non qualche fiorellino che dà gli ultimi rimasugli di polline. Però fino a settembre, quindi qualche settimana fa, si produceva ancora la Reinutria japonica. Un altro che miele, sarebbe? È un altro miele raro, anche quello. È una pianta che sorge vicino ai corsi d'acqua. Se no lo zucchino selvatico, un'altra pianta che fiorisce vicino ai corsi d'acqua, oppure l'edera. L'edera è molto difficile da produrre. Marco, sto vedendo queste immagini, questo sei tu? Sono io, sì. Sei tu, sì. Con qualche ape con, in mano. Con poche api in mano, esatto. È uno sciame che ho recuperato quest'estate, perché appunto la sciamatura è un processo naturale di ogni colonia. E quindi mi avevano chiamato per recuperare questo sciame enorme su una pianta, solo che era tipo 15 metri d'altezza. È stato un bel lavoro. Portarlo a terra. Da soddisfazione però poi. Abbastanza, sì. Io ora faccio una domanda che a volte quest'estate sul mio balcone di casa
non si capiva se ci fossero le vespe o le api, ma come si riconoscono? Beh, l'ape è molto più carina, è pelosetta. Sei di parte in sono questo. Di parte. Carina, ma sono sempre per una persona non proprio esperta può far paura. E invece, può far paura. Dobbiamo proteggerle, come esatto, diceva Giacomo esatto. prima, perché le api sono importantissime per tutto il nostro ecosistema. Assolutamente, esatto. Un'ape non attacca mai lontana dal suo alveare, se non ovviamente se viene infastidita. Quindi se voi trovate un'ape che è su un fiore a raccogliere il nettare e il polline, a parte che è un'ape anziana, perché la bottinatrice è proprio l'ape che sta finendo il corso della sua esistenza, quindi immaginate questa poveretta che si fa i suoi 3 km di raggio per cercare il polline, insomma, se dovesse anche essere infastidita non è proprio bello. La vita delle api è limitata nel tempo, per cui tu dici a maggior ragione soffrono dei cambiamenti climatici, soffrono dei cambi di clima improvvisi, perché nel giro di 45 giorni quanto vive 45 giorni. 45 giorni, naturalmente se tutte le api muoiono, poi naturalmente è difficile portare avanti e fare in modo che proseguano. Certo, questo è uno dei temi più duri da affrontare sempre in apicoltura, perché se l'ape appunto vive così pochi giorni, voi immaginate con il cambiamento climatico che porta via le risorse come il polline, che è proprio il super nutrimento per le api. La loro prospettiva di vita passa dai 5 ai 18 giorni, quindi è ridotta di un terzo addirittura. Quindi bisogna per forza preservarle. Marco, è vero che tu regali dei semi a chi compra il tuo miele? Sì, perché sì. Lo fai? È un gesto che appunto serve a sensibilizzare le persone, nel senso basta proprio un piccolo gesto per aiutare le api, e quindi io cerco sempre nel mio piccolo di far capire quanto siano importanti, con poco. Se tu regali dei semi, invece, grazie, sai cosa regala? Cosa dei cucchiaini a quest'ora del mattino. Perché allora Giacomo, io sapevo che tu eri curioso. Laddove io, a me piace il miele. Vedi, questo ailanto. Mi piace quello di castagno, mi piace quello d'arancio. Mieli quindi diversi, ma adesso assaggiamo questo ailanto. In diretta sono le 8.05 del mattino, quindi si può. Degusta bene e poi ci dirai. È molto buono. È buono e facile. Ha qualche cosa di una cosa agrumata, una cosa fresca, una cosa floreale, che lo rende molto gustoso, ecco, non saprei come meglio definirlo, però ecco, qua lo consiglio, a Di Buon Mattino lo consigliamo. Lo consigliamo e consigliamo anche un libro che è scritto sul miele dal titolo La vita segreta delle api. Ecco, esatto. Ecco. Cosa troviamo all'interno? Delle api ovviamente, ma... Delle api ovviamente, sì. Cerco di raccontare tutti i retroscena di un alveare, quindi non è un libro, è un saggio che si legge come un romanzo, quindi è un vero e proprio viaggio all'interno dell'alveare, quindi cerco di spiegare proprio tutti i segreti appunto della loro vita, come fa un'ape ad andare su un determinato fiore, perché la regina è così importante, poi ovviamente anche i cenni storici dalla nascita dell'apicoltura, perché non è nata ieri, è nata già dalla preistoria. Quindi insomma cerco di fare un bellissimo esposto. Secondo me li abbiamo incuriositi, sono curiosi a casa. Il consiglio che diamo non è solo il libro, ma anche se passate dalle parti di Borgo Malnero, andate a trovare il Signore delle Api. Grazie Marco Valsese per essere stato con noi, e verremo a circolare insieme alle tue api, così ci porti in giro insieme a loro. Bene, grazie. Grazie Marco. Grazie a tutti, buona giornata. Noi ci spostiamo.